bentornati ai nostri mercoledì con la storia. Questo è il nostro 12° appuntamento con il giornalista Rai Enzo Quarto. Il titolo del nostro incontro è Scrivere sulla storia, le figlie di Federico. Questo incontro ha proprio per tema il concetto di scrivere sulla storia. Mi viene in mente una frase di un autore tedesco del fantasy, ovvero Michael Ende, che nella sua Storia infinita utilizza questa frase: tutto ciò che accade tu lo scrivi, tutto ciò che scrivi accade. È un po' tutto ciò che quindi si scrive su ciò che è accaduto, è un po' fa parte del lavoro dello storico. Però cosa succede quando un autore si avvicina alla letteratura storica, si avvicina all'immaginario della storia? Cosa accade? Quali sono le invenzioni letterarie? Come nascono i personaggi? Come si media la realtà storica e quindi la letteratura storiografica con invece la letteratura tout court del romanzo? Tutte queste domande, tutti questi nostri quesiti saranno analizzati da Enzo Quarto. Enzo Quarto, molti di noi lo conoscono, il giornalista Rai, ha pubblicato nel 2004 questo libro, Le figlie di Federico, cronache e racconti dal Medioevo, per l'editrice Besa. Infatti il sottotitolo è molto indicativo: cronache e racconti, ovvero delle forme, dei generi di raccontare, dei generi di letteratura. Quindi già nel sottotitolo stesso di questo libro c'è un po' l'inizio del nostro percorso, ovvero quello di una cronaca di un autore, di un cronachista del XIII secolo, che inizia a raccontare la figura dell'imperatore svevo di Federico II, questa volta non vista in chiave letteraria, quindi Federico come uomo. Quindi non c'è soltanto una visione simbolica di Federico II, ma una visione narrativa. Enzo Quarto ha scritto non soltanto questo libro, ha altre pubblicazioni, come sempre pubblicate da Besa nel 2005, Il Gran Pranzo di Natale, una Ninna Nanna con immagini di Manuela Trimboli e musiche di Paolo Lepore. È interessante anche la sua attività come librettista di opere liriche. Infatti ci sono come tre opere liriche contemporanee musicate da Giovanni Tamborrino, tutte le quali rappresentate in prima assoluta dalla Fondazione Lirica, Teatro Petruzzelli e Teatri di Bari. La prima è la Nebbia di Ignazia, rappresentata in forma di studio presso il Castello di Bari. Poi la seconda è Elia, ovvero la vita degli scritti di Beata Sole Elia di San Clemente, rappresentata in cattedrale. E poi la terza opera, quella che è abbastanza suggestiva, dedicata alla vita di Elisa Springer, quindi un'opera dedicata alle vittime dell'Olocausto e alla violenza che queste hanno subito, che si chiama Lo sguardo di Abele, rappresentata proprio a gennaio del 2009 per il Teatro Pubblico Pugliese del Teatro Ponticello a Grottaglie. Però ce lo svelerà durante il nostro incontro che anche Le figlie di Federico è interessante anche come romanzo alla persona di Federico II, alla storia, ma anche come autore di un'opera nuova. Grazie, buonasera, Raffaele, Cino, Enrico Sociaci, dei tempi che furono, in certi fonti da allora fino ad oggi del passato. Non è credo importante, credo che un incontro sia un incontro tra persone, che sia un incontro dove non c'è qualcuno che parla e dice delle cose agli altri ascoltano, ma c'è una coinvolgimento possibile anche da chi è in partenza, di dare considerazione, tanti per chi come me, che a parte l'attività di giornalista in questo momento non ci serve, lo mettiamo da parte, cerca di cimentarsi il racconto, cerca di trascurre, perché possa essere un momento creativo, di racconto della realtà che viviamo, ma soprattutto anche della sfera umana, dei sentimenti, delle emozioni, di tutto ciò che ci accompagna nella nostra vita, della vita.
Nello specifico del personaggio vi racconterò come è nato questo, io lo chiamavo romanzetto, anche a una dimensione, non certo quello il problema, perché è un racconto che tra l'altro è rimasto breve perché nasceva dalla difficoltà anche dell'editoria degli anni passati a aprirsi all'attenzione degli scrittori che potessero proporre. Fino a 10 anni fa, o un libro se lo pagava in tasca sua, forse no, doveva essere mega fortunato a capitare nelle letture e nelle grazie delle letture di qualcuno delle case editrici che poteva appunto affacciarsi. Da qualche anno a questa parte l'editoria ha avuto un momento di rivoluzione sul territorio per presenze più alti e si è riuscita ad avere. E queste appunto le opportunità che io non ho perso, e anche grazie a Pesa, che non ha chiesto la mia per pubblicare il libro, per cui ha avuto anche un certo successo, sono riuscito a pubblicare una cosa che era nel cassetto già da qualche tempo. Perché questo è un romanzo scritto in preparazione di quelli che erano 800 anni della nascita di Federico II, di Federico. E in quegli anni, siamo arrivati nel 94, c'era un grande fermento, una grande preparazione. Ricorderete, molti di voi ricorderanno, messo in piedi il comitato per appunto le celebrazioni federiciali. A me è sempre piaciuto raccontare e parlare di storia, sono sempre stato appassionato della storia, appassionato perché dalla storia si potesse trarre come se non sia oggi, non appassionato soltanto del fatto che si potesse così conoscere il passato fine a se stesso, ma la conoscenza del passato, perché questa ci aiuta alla comprensione appunto della mente, delle sue sensazioni anche del racconto. Ma siamo arrivati in quel periodo in cui mi trovai a partecipare alla stesura di alcuni progetti, fu che non è poi affascinato, ero semplicemente un'iniziativa, un'iniziativa che si prendeva. Di accettare questa cosa in un'imposizione dettata da quelli che fu il produttore responsabile del mercato, ripeto la linea del e quella pubblicazione, la pubblicazione di Aspetti, lo sforzo, sa anche per aver detto in vivo critica da parte degli storici, di alcuni periodi disinteressati della crescita, come dire, della società, di certe considerazioni poco storiche, assolutamente nulla che facenti con la storia, attorno alla figura di Federico II, e quindi era un'occasione, un tentativo in quella circostanza in cui far coesistere delle riflessioni di tipo storico, di tipo altamente scientifico, come per esempio le riflessioni che ricordo che era fino all'epidemia sui castelli, sulla realtà che diciamo il suo contesto. Si aprì un mondo per me interessante davanti, che era quello di poter pensare di raccontare appunto quel periodo storico, la figura di Federico II attraverso il racconto, attraverso un romanzo. Lo studio partì ovviamente da Santoro, che era all'epoca l'unica biografia consistente, diciamo, di Federico II, che era così. Una biografia, sappiamo bene, che di stampo romantico, rispetto anche alle funzioni che poi ci sono state anche sulla rete di informatici. In ogni caso per me è fondamentale perché mi aiuta a cercare di capire la fonte, proprio che mi vorrei che scrivere un romanzo che appunto